Nuova puntata di A Tutto Campo, dunque la Rizzo non sfata il tabù trasferta, l'ultima vittoria era proprio a Pistoia, inizi di maggio, la Rizzo va in vantaggio subito, poi la pausa, questa abbastanza surreale per l'infortunio all'assistente, si rimane senza guardalinee e dopo l'interruzione la Rizzo forse perde un po' di concentrazione, subisce gol, nella ripresa poi diciamo che non ci sono state grandi occasioni, questa volta forse un po' di fortuna ha baciato l'Arezzo perché era probabilmente regolare il gol di Gucci, poi dopo lo rivedremo, che l'arbitro non convalida forse per un errato posizionamento, insomma, ha tentato di fare il guardalinee ma probabilmente ha guardato male per fortuna dell'Arezzo. Io saluto Andrea Enrici, blog Amaranto, che saluto ancora, ci piace questa collaborazione. Buonasera. E conoscervi tutti per questo nuovo davvero mezzo di informazione Amaranto con tanta passione, devo dire. Che si sente, si percepisce. Grazie. Agostino Iacobelli, il nostro mister preferito, sempre lui. E buonasera. Buonasera. Allora, vediamo adesso la sintesi della partita e poi ne parliamo. Da Pistoia a Pistoia, l'ultimo successo esterno dell'Arezzo agli inizi di maggio finì 3-0 per la formazione Amaranto. L'Arezzo cerca la sua svolta anche in trasferta contro la Pistoiese. Tutto confermato per Di Donato, gioca Picchi dall'inizio al posto di Foglia. Per il resto ormai l'Arezzo godato col solito 4-4-2. Dall'altra parte, per quanto riguarda la Pistoiese di Pancaro, Gucci in avanti con le prime battute, l'Arezzo che prova a controllare subito la partita, sale Tassi dopo 44 secondi, Tassi cerca Cutolo al limite, la mette giù di sinistra, poi la conclusione, super Cutolo anche a Pistoia dopo 40 secondi o poco più, l'Arezzo va in vantaggio, nono gol in campionato per Nello Cutolo che non si ferma più, ancora in gol Cutolo, 1-0 per l'Arezzo, sembra subito il tardo pomeriggio di Pistoia in discesa, Pistoia che ha piovuto tutta la giornata, qui c'è intanto una corta respinta, palla di ritorno per Gucci, non scatta il fuorigioco, Gucci, Pissardo, palla sul fondo, c'è un calcio d'angolo poi per la Pistoiese al 18° minuto, ma c'è un problema per l'assistente, uno degli assistenti dell'arbitro, Marco Trinchieri, che si tocca, c'è dunque un problema, viene richiamata l'attenzione anche da parte dell'arbitro, Mattia Pascarella di Nocera inferiore, dunque problemi per il primo collaboratore del direttore di gara, Marco Trinchieri, e allora non ce la fa, non ci sono assistenti, c'è stato anche un appello allo stadio, tesserati, aia, e dunque si proseguirà senza assistenti, da una parte andrà Capaccioli per l'Arezzo, team manager Amaranto, dall'altra Vanni Pessotto, il fratello di Gianluca che è un dirigente della Pistoiese. Dopo 11 minuti la gara riprende con la conclusione vincente di Stijepovic sull'assist di Cappelluzzo, la Pistoiese trova il pareggio. Rivediamo qui l'incornata di Cappelluzzo, Stijepovic, gran sinistro, è il quinto in campionato per lui e dunque al 36° arriva il pari, si fa raggiungere l'Arezzo, un momento questo, un po' di disattenzione, Arezzo che era partito forte, poi era calato anche complice forse l'interruzione. Qui siamo nel secondo tempo, Vitiello è andato a terra, Gucci va alla conclusione, la palla è sul fondo. Pistoiese che ha perso Terigi all'inizio, Yamas butta giù così Belloni, è già ammonito Yamas e dunque al 28° della ripresa la Pistoiese rimane in 10 per l'Arezzo, la possibilità di chiudere con l'uomo in più della Pistoiese, poi si infortunerà anche Stijepovic, al suo posto dovrà entrare Cerretelli, qui Yamas che deve abbandonare il campo. L'Arezzo con Luciani, parte il traversone, Belloni e Gori qua non riescono a trovare la via della rete, Cerretelli batte il calcio di punizione di sinistro, Bucci sbuca, palla in rete ma c'è il braccio dell'arbitro alzato, posizione irregolare di Gucci, chiaramente senza assistenti, qui è l'arbitro che vedete dove è anche posizionato, si è messo in linea per
scovare qui il fuorigioco di Gucci. 92, calcio d'angolo per l'Arezzo, battuta di Cutolo, entrato Rolando, la deviazione del portiere della Pistoiese, Rolando tira davanti alla porta, pallone alto con Luciani che ha avuto la grande chance, le proteste della Pistoiese, c'è anche un cartellino per D'Ametto. 94esimo, l'arbitro che poi però controlla il tempo e dice che basta così. È accaduto di tutto a Pistoia, dal gol iniziale di Cutolo all'infortunio dell'assistente, l'Arezzo che si è fatto raggiungere e poi nella ripresa anche con il giocatore in più c'è stata anche la grande paura per il gol annullato per fuorigioco. Nell'Arezzo erano entrati nei minuti finali i cambi eseguiti da Di Donato nel finale, Pio al posto di Belloni, Rolando al posto di Picchi, 1-1. Allora Andrea, c'è un po' di amaro in bocca perché non solo perché l'Arezzo è stato rimontato, ma anche perché diciamo la partita era, poteva essere assolutamente alla portata dell'Arezzo per come si è svolta la partita, e oltretutto fossero arrivati i tre punti, l'Arezzo avrebbe fatto un altro balzo in avanti. È una classifica talmente corta che basterebbe un filotto di un paio di vittorie per essere lì tra le prime. Era anche nata bene perché si era messa subito nei binari giusti, e poi come ormai accade da inizio stagione, il solito gol preso in maniera evitabile e niente, dopo anche la gestione probabilmente della partita, per quello che mi riguarda, non è stata sicuramente delle migliori. Anche i cambi si potevano fare qualche minuto prima, probabilmente non aspettare gli ultimi 7-8 minuti di gara, perché anche il secondo tempo non è che avesse brillato l'Arezzo, quindi qualcosa probabilmente si poteva fare anche prima. E vabbè, è il leitmotiv di tutta un po' la stagione fino adesso, ecco. Ecco, i cambi sono stati fatti al 37esimo, quando sono entrati Rolando e Pio. 8 minuti dalla fine, esattamente. Che poi Rolando ha avuto l'occasione che abbiamo visto, sì, proprio quel tiro su cui poi Luciani, esatto, ha tirato alto. Esatto. E Agostino, è una squadra che comunque allunga, se vogliamo, la serie utile, cioè da un certo momento, tra le scelte che ha fatto Di Donato, che ormai sono quelle, no? Qua, al di là di ieri che ha giocato Picchi perché non c'era Foglia, però comunque la squadra, la scelta, almeno finché non ci sarà il mercato, sembra delineata, questo dobbiamo dire finalmente, quindi l'ossatura c'è. Anche la reazione c'è stata, da qualche partita a questa parte, diciamo, dei miglioramenti ci sono stati, però si ripetono delle, diciamo, chiamiamole disattenzioni che poi un po' sciupano il lavoro che è stato fatto. Il fatto che ci abbia un'identità è già importante, perché poi cambiare troppo mandi anche un po' in confusione i giocatori. Però io credo che, purtroppo, si parlava stamattina con un mio collega che i difensori veri in Italia non ci sono più. Ormai si pensa poco al vero difensore, quindi queste disattenzioni fanno anche parte di una mentalità che ci siamo creati un po' in Italia. Quindi purtroppo è capitato all'Arezzo, ma anche loro, se vedi dopo 40 secondi che pigliano un gol così, non è facile. Quindi come ci lamentiamo noi di qua, si lamenteranno loro a Pistoia. Quindi purtroppo il calcio, la fase difensiva si cura molto meno di quella offensiva, e questo fa parte, poi ti vengono questi errori madornali. Ecco, un allenatore che fa i cambi così tardi, da cosa dipende? Visto che ne hai 5 a disposizione, o non hai, o sei consapevole di non avere grandi possibilità, no, di poter cambiare la partita come giocatore a disposizione, oppure gli piaceva così la squadra? Ma guarda, allenatori, molte volte è facile parlare dall'esterno quando sei tranquillo, siamo qui in trasmissione, molte volte ci sono dei piccoli equilibri, oppure c'è qualche giocatore che è affaticato e hai paura che gli venga un crampo. Poi bisogna dire anche, io non so esattamente la potenzialità della panchina dell'Arezzo, però obiettivamente Di Donato mi piace tanto, perché poi avrà avuto le sue buone ragioni, poi bisogna vedere se in quel momento lì hai paura di perderla, poi hai paura di, perché poi ci sono tanti piccoli fattori che l'allenatore percepisce in panchina, anche se mi sembra che loro erano già in 10. Alla fine hai meritato, potevi anche vincerla. Come si dice a volte, purtroppo è una frase detta, che il calcio è fatto di episodi, se ti va dentro
quel gol alla fine, si dice bravo Di Donato che ha fatto il calcio. Poi hai capito, il calcio è così, si butta la palla di però è purtroppo. Però a Carrara, per dire, cambi furono decisivi, più e picchi furono cambiati. Sì. Probabilmente l'avesse fatti 10 minuti prima, quella partita Carrara non l'avremmo vinta. Certo. A volte con i secoli ma è troppo facile. Purtroppo nel calcio attuale, te lo dico per esperienza personale, vogliono fare tutti gli allenatori, però senza patentino e con la responsabilità solo dell'allenatore. Il rischio dell'allenatore, chi paga sei, è lui. Bravo, sei bravo, se vinci, tanto il discorso è solo quello. Se va il gol dentro si dice bravo Di Donato perché ha fatto, certo, ha fatto il cambio a 7 minuti della fine, non l'ha fatto prima. Però Qualche analogia però c'è, nel senso, con la gara di Vercelli, lì al di là che lì era una squadra ovviamente giovanissima, era proprio tutto quello che vogliamo, però l'Arezzo aveva subì il pareggio con appunto la superiorità numerica e ieri stava per accadere la stessa cosa, no? Cioè con la Pistoiese in 10 su una posizione a favore. Sì. Comunque a Vercelli creammo diverse occasioni, in quella partita l'Arezzo fu anche la traversa, fu anche un po' sfortunata. Ieri oggettivamente, a parte Belloni, però rischiò più la Pistoiese di vincere, perché oggettivamente... Perciò dico, ci sono sensazioni a volte delle partite. A Vercelli avevi una sensazione diversa perché tu hai creato tanto. Ieri nel secondo tempo è una partita 1-1. Oggettivamente, ecco. Ma io... Allora a volte delle due cose preferisci portare a casa anche a volte il punticino, che... Sembra strano, ma a volte i play-out, i play-off si decidono per un punto molte volte. Quindi hai la sensazione che puoi vincere, ma puoi anche perderla e stai lì un attimo e alla fine se l'hai giocata alla fine. Torniamo tra poco. Di nuovo insieme, stiamo parlando di Pistoiese-Arezzo e adesso rivedremo anche le immagini di quello che è successo all'assistente, perché è stata una giornata un po' pazzerella, perché non solo l'infortunio dell'assistente ci può anche capitare, ovviamente è già successo anche in altre circostanze. La cosa particolare è stata l'annuncio dello speaker di Pistoia, che chiedeva se, come quando si cerca un medico, se in tribuna ci fosse un tesserato AIA che potesse appunto fare l'assistente. Nessuno ha risposto a questo appello e quindi ovviamente è stato dovuto togliere anche l'altro assistente, quindi Cappaccioli da una parte, Pessotto dall'altra, solo per i falli laterali, perché non possono ovviamente decidere se è fuori gioco, se non è fuori gioco, è evidente. Però poi questo con l'arbitro, che ha avuto tutta la responsabilità nell'episodio del calcio di punizione, lì ha inciso che non c'era l'assistente. Magari poteva sbagliare anche l'assistente, però no, ma se vedi bene, sì, l'abbiamo visto prima di iniziare, cioè lui guarda solo la linea e non vede partire la palla. Cioè come fai a decidere un fuorigioco se io guardo solo la linea e non guarda quando parte il pallone? Non puoi, è impossibile valutare poi un fuorigioco, perché si parte dal momento in cui parte la palla. Lui guarda solo di là senza guardare quando parte la palla e poi fa una corsa verso la linea che si abbassa, vede l'ultimo uomo di là dopo che ci sono passati 3 o 4 secondi che la palla è partita e dà il fuorigioco, che poteva capitare a fuori della rissa e contro. Quindi ecco, però, quel momento in cui appunto accusa questo problema e qui iniziano questi 11 minuti circa di interruzione, no? Cercano di risolvere il problema con l'aiuto, insomma, degli staff delle due panchine, e poi però non ce la fa e quindi evidentemente si fa questa interruzione. Credo che l'Arezzo abbia un po' accusato, no? Perché era in vantaggio, lì è un po' spento, forse ha staccato la spina. Grazie, un calo, un po' di tensione probabilmente. Perché fin lì stava oggettivamente dominando la partita. A questo episodio, per come è ripresa, la Pistoiese ha avuto pigolo, no? Ha preso pigolo. Capita comunque, anche perché ti fermi un attimino, stai lì, è l'attesa. Io però volevo dire, siamo nei professionisti, non può capitare roba del genere, dai. Esatto, io metto un quarto uomo, uno della provincia di Pistoia, tra Pistoia e Arezzo, metto veramente. Ecco, rivediamo quello che dicevi, quello che diceva Agostino, perché adesso lo dovremmo rivedere. Guarda l'arbitro, che non guarda assolutamente quando parte la palla. Bravo, questo è gol comunque. Sì, è gol.
E comunque, ritornando al discorso, è sempre su palla inattiva, difesa schierata. Infatti io volevo è sottolineare sempre, quello, sempre lo stesso... lo stesso cliché. Guarda, io qui, con me sfondate la porta aperta, perché ora si è inventato tutti che fanno questa linea, non marca più nessun uomo in aria. La linea, te l'ho detto mille, se io parto e mi abbasso nel momento in cui parte la palla, io corro sempre verso la porta. Chi l'attaccante che è sempre avvantaggiato. No, ma la cosa è che sono tre della Pistoiese e 6-7 della Chiesa. Come si spiega? Per questo, perché ormai si fa tutti sta linea. Una volta marcare significava pigliare il tuo uomo, non la piglio io, non la pigli neanche te. Bravo. E ora vedi, l'attaccante per me è sempre avvantaggiato. Io la prossima squadra che trovo, se devo fare la linea, la faccio partendo dalla linea della porta, a impattare verso la porta, non a correre indietro. Allora, che così fa? Sei sempre svantaggiato. Ma dimmi. Noi li prendiamo così, ma non li facciamo. È vero, sì. È un altro nostro limite, che non abbiamo fatto un gol su palla in attivo. Ora... È abbastanza anche alla questo. Fine le palle inattive a contro e a fuori gli danno 3-4 punti. Esatto, ci sono degli allenatori proprio, sono metodici, ci studiano sulle palle inattive. Conte, per dire, o Sarri, tanto per stare all'attualità. Noi purtroppo li subiamo e non li facciamo. Anche perché poi ci studieranno gli altri, perché si ripete quasi tutte le partite, no? su calcio. Ma poi diventa anche un fatto psicologico, perché che le pigli tutte le domeniche, dopo a livello mentale vai in confusione. Anche perché poi non è un problema tanto, è vero che a volte sono errori singoli del difensore, però qui è proprio la fase difensiva, perché non so se qui c'era, ora non so se, perché si vede male, se è Tassi il giocatore più vicino a Gucci, mi sembra per centimetri che poi, ma vedi, non puoi neanche, allora, una volta quando si marcava uomo dicevi io marco lui, se fa con lui la colpa è mia. Ora a zona tu non puoi dire è colpa di quello, perché lui dice ma io nella mia zona stavo lì. Una volta quando marcavi uomo, se ti facevo con il tuo uomo, dicevi il martedì tornavi, dicevi oh, t'ha fatto con il tuo uomo. Ora come fai a dire, ognuno c'ha la sua zona di copertura, non è facile. Anche da allenatore, cioè, tu dici bisogna tornare a marcare a uomo, cioè cosa faresti per risolvere? Ma io sinceramente se devo fare una linea la faccio molto bassa, sì, che poi corre verso la palla, non una difesa che corre sempre verso la porta. Perché tu, se tu vedi i difensori, vabbè, quando passano, corrono sempre verso la porta. Ora già qualche squadra però la fa molto bassa, che poi va in avanti a impattare la palla. Invece adesso fanno tutte queste linee che corrono verso la porta. Ma il vantaggio di fare questa linea qual è? Cioè ci sarà un vantaggio? Qual è il vantaggio? Il vantaggio principale era quello di pulire l'area, sì, per agevolare il portiere ad uscire. Ma anche in Italia i portieri che escono così tanto, no, non ci sono. E anche Lorenzo di non far fare i blocchi. Perché se tu marchi a uomo è più facile fare un blocco su chi ti marca per liberarlo. Invece a zona tu non puoi fare un blocco perché non c'hai una marcatura uomo, anche per quello, volendo. Quindi è anche questo, perché comunque avendo un portiere che nelle uscite è bravo, è per evitare tutte gli blocchi, sono le sue, no? Per evitare gli blocchi degli avversari. Però. Insomma, però questo è un handicap che ha costato diversi punti. Alla fine sì. Ti toglie anche qualche sicurezza probabilmente questo tipo anche di... Vedremo se di settimana in settimana questo problema insomma sarà rimediato. Comunque rimane Andrea una squadra che va a strappi un po', nel senso che va a fasi, perché anche nelle vittorie, se le andiamo a analizzare, al di là che poi magari l'altra squadra ha graziato la Ghezzo, però c'è sempre stato di saliscendi. Esattamente, non riuscire a dare una continuità a certi risultati. Purtroppo sì, questo è un altro problema di questa squadra. Comunque adesso ci sono tre partite alla fine del girone d'andata e lì alla fine capisci un po' cosa vuole fare la società, perché ci sarà il mercato e lì capisci con i movimenti che si faranno se si ripunta a fare i playoff, perché tanto il primo posto si sa è laggiù, è andato dall'inizio del campionato e si capisce un po' la vera identità che vuole l'Arezzo. Sì, perché questa è una squadra che ha delle ottime individualità e
ci hanno tenuto spesso a galla le varie giocate di Cutolo, di Gori, di Caso. Belloni, no, ma... Ma Pieroni, io non so adesso il budget. A livello tecnico, singolarmente, Pieroni, i valori ci sono comunque. No, la squadra, si parla sempre della stessa cosa e si parla anche dell'anno scorso all'inizio. Anche l'anno scorso all'inizio nessuno conosceva Pinto, nessuno conosceva Pinco Pallino o Brunori. E alla fine si sono fatti i playoff. Che ora c'è Gori che vale Brunori, secondo me, Pinto, i difensori Borghini. Quindi secondo me dopo queste tre partite si arriverà al mercato di gennaio e lì secondo me capisci veramente cosa si può fare. Sì, probabilmente la vera intenzione, sì. Sentiamo Di Donato. Tanto rammarico perché l'avevamo preparato in questo modo, si era messa subito bene, poi noi purtroppo abbiamo quei minuti di blackout quando ci fermiamo e puntualmente prendiamo gol. Evidentemente dobbiamo lavorare su questa situazione qui, perché il gol diciamo che l'abbiamo regalato noi. Poi il secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo cercato in tutti i modi di portare a casa il risultato, alla fine ne è venuto un pareggio e sono rammaricato perché abbiamo perso due punti, mi dispiace perché ci tenevo a far tornare a casa i nostri tifosi con la prima vittoria della stagione in un derby e così non è stato. Mi dispiace per loro perché ci vengono sempre in tanti a sostenerci ed era giusto che dargli la prima soddisfazione dell'anno. Hai parlato di blackout dovuto alla sosta, vi fermate perché pensi che alla fine insomma abbia influito il fatto dei 10 minuti fermi a causa del blackout? Se vado ad analizzare le ultime partite, pronti via di secondo tempi prendo gol, in 5 minuti, 7 minuti che siamo fermati all'arbitro ho preso gol, eravamo padroni assoluti in quel momento del gioco e in quei 5-7 minuti invece inspiegabilmente ci siamo abbassati troppo e abbiamo preso gol. Ti è mancata qualche carta in più da giocarti nella ripresa oppure è andato tutto così perché fondamentalmente insomma di più non si poteva fare? No, abbiamo spinto, ragazzi, non ti posso rimproverare nulla, abbiamo spinto tanto su un campo difficile, ricordiamo che la Pistoiese è un'ottima squadra, una squadra che ha preso pochi gol, è una squadra che anche col Monza ha fatto la sua buona partita, quindi il venire qua e imporre il proprio gioco vuol dire che abbiamo fatto una buona prestazione anche oggi. Cosa è mancato anche merito della Pistoiese, insomma, lì davanti soprattutto nel secondo tempo l'Arezzo tanti cross ma non è riuscito a pungere. Sì, è mancato il cinismo, è mancato quel pizzico di cattiveria in più che ti permetteva appunto di buttarlo dentro. Di nuovo insieme, e allora si parlava anche di quello che potrebbe accadere nel mercato. Quello che diciamo ci si chiede, penso qualcuno se lo chieda, è alla fine per fare avere un piazzamento che noi ci auguriamo ovviamente possa essere migliorato, basta poco e sei in zona playoff anche in posizione, no, basta un filotto e sei lì sostanzialmente. Dopo il Novara eravamo a 4 punti dal Siena, per dire, no? Ora ieri il Siena ha rivinto Alessandria e vedremo se si sbloccherà in casa nel prossimo turno. Le scelte però di Donato inevitabilmente ricadono su una cerchia piuttosto ristretta della rosa, nel senso che la rosa è molto ampia, troppo ampia troppo. Forse. E allora ci si chiede, perché poi questo a un certo punto, se non altro, anche se sono giocatori magari arrivati a zero, però comunque poi uno stipendio ce l'avranno questi giocatori. Quindi c'era la necessità di alla fine avere una rosa così ampia per fare un campionato di questo tipo? Secondo me no, con me sfondi una porta aperta, 32-33 giocatori, una squadra di Serie C, secondo me, neanche il Real Madrid. Cioè, con 20, il Pontedera è un esempio, con una rosa di 24-25 giocatori. Sì, vabbè, ma molti però dai, è più la quantità che la qualità. Sì, però magari mette anche in difficoltà il mister nel fare certe scelte, cioè. Poi probabilmente anche l'assortimento, hai 10-11 giocatori offensivi, hai 4-5 centrocampisti, ti è mancato Picchi, una squalifica di Foglia e sei lì, non sai chi farci giocare. E Tassi sta facendo quest'anno bene, molto bene, Tassi. Molto bene, sì, ecco. Oltre quelle che erano anche le aspettative insomma sul giocatore, ecco. Per me la gestione del gruppo, ecco, poteva essere anche
No, no, quello è vero, quello non, già questa non è facile. Un'opinione mia, però insomma... 24, figura Giustini, 32 sono tanti. 24-25 giocatori, secondo sì, sì, me, vero, quello è vero. Poteva quello essere... Quello è vero, ma secondo me molti sarà sfoltito un po' la rosa, perché... Che poi molti non vedono mai il campo, sì, vero, gente come Sbarzella, Mosti ha giocato pochissimo, ecco, insomma... No, è vero, quello è vero. Non gente sparita da radar, tipo Madonna, che non sa, io almeno non so più che fine ha fatto, il coreano, Choi, insomma, tutti i giocatori che... Soprattutto le scommesse che erano state fatte in attacco, no? Mi riferisco più. A... Sì, più che gioca, perché alla Pistoiese ex ieri è entrato nei minuti finali, comunque giocava, giocava in avanti, invece qui viene schierato come esterno. L'anno scorso l'ho visto a Pistoia, faceva la punta centrale. Faceva la punta. Sì, prima partita fece un gol all'esordio, dopo però sì, sì, è sparito anche dai radar, anche a Pistoia. Era una promessa dell'Empoli che poi si è persa. Ha fatto 16 presenze con Giampaolo in Serie A, quindi insomma... Però poi sì, si è perso, si anche è perso lui, un sì. Aveva fatto bene appunto a Carrara ieri, vabbè, ieri ingiudicabile anche con Novara, anche con Novara secondo un me un po' in difficoltà, non bene, sì, non bene. No, Belloni quando entrò con un altro piglio, un altro determinazione, quella è stata, secondo me è stata determinante quella sostituzione, sì, probabilmente, ecco, in quel caso, ma secondo me non è un esterno lui, non è un esterno, no. Ma anche non, fisicamente ha le caratteristiche, esatto. Cioè l'esterno è Caso, Belloni, gente che ti dribbla, punta l'uomo, ti salta, esatto, l'uomo. Per come gioca Di Donato. Lo ha preferito anche a Rolando contro il Novara. Anche Rolando è un altro giocatore che è un po' sparito dai... Sì. È un giocatore che anche lui, anche a partita in corso, può, può essere quella marcia in più. Esattamente. No? Ma sono tutti a partita in corso. Anche Caso si diceva a partita in corso. Quell'altro partita vabbè, in corso. Caso, secondo me, è un giocatore anarchico. È un giocatore anarchico. Gioca poco per la squadra, poi c'ha quelle accelerazioni, quel cambio di passo, quell'imprevedibilità. Non la passa mai, c'è solo questo. Sì, che probabilmente a volte è anche la sua forza, però giocasse un po' più per la squadra, probabilmente sarebbe un giocatore ancora più. Ma anche quando lo allenavi tu non la passava mai, quasi. No, mai, no, la palla è sua. È sua, è sua. La palla è sua, se la porta a casa. Però ti determina, cioè sono quei giocatori che tu devi dire. Lo metto lì sapendo che è un anarchico, che mi può, però non puoi pretendere da Caso che ti faccia tanta fase difensiva, che abbia l'intuito di giocata, di metterti in porta. Però lui, sarebbe un giocatore che giocasse più per la squadra, sarebbe... Sarebbe. È quel punto interrogativo. Lui è quello, lo devi pigliare così, perché se sarebbe stato, se fosse stato anche come diciamo noi, può darsi anche che poteva fare anche una categoria superiore, sì, perché ha delle qualità tecniche per me incredibili, cioè come dribbla lui, come è vivace, come è pimpante, però molte volte ti ho detto il pallone è suo, si destardisce, guarda chi glielo tocca. A volte salta l'uomo e lo va a ricercare quando magari avrebbe l'appoggio facile, insomma. Quello sì. C'è un'altra scommessa che giustamente è stata presa praticamente a zero, sostanzialmente, che è Mesina, che magari si pensava fosse un altro Brunori, si sperava, nel senso che aveva fatto un sacco di gol dei dilettanti, e invece non solo non li ha fatti, ma evidentemente non, Di Donato non lo vede proprio, perché non entra, che dica, mentre no, quando non c'è Gori comunque ha giocato, che dica, Mesina insomma praticamente non pervenuto proprio. Che dica, diciamo, una bella, grande buona volontà, ha preso qualche rigore in coppa. Per l'impegno non gli puoi dire niente, però una punta, un attaccante deve tirare in porta, c'è poco da fare. Ecco, sì, quello è vero. La Ghezzoga gli sta, diciamo, sta andando bene, che Cutolo poi in questo grandissimo momento di forma, 9 gol in campionato, penso neanche lui se lo sarebbe immaginato, un grande movimento, è una terza giovinezza da sopra. Un monumento. Vabbè, ma Nello è un ragazzo, un professionista serio, uno che ci tiene alla squadra, è un aretino ormai, lui ci tiene tanto alla squadra, io vado a vedere anche un po' di allenamenti, è un professionista serio, uno che poi sa giocare a calcio, signori, quando uno sa giocare a calcio non hai età, non hai età. Quindi, e comunque anche su lui, vedendo anche allenamenti, è uno che sta ancora bene, mentalmente, c'ha voglia, quindi comunque, poi anche Nello credo che magari, io so dell'idea anche qui, usarlo, magari centerlinarlo in maniera diversa, io sono convinto che
potrebbe rendere ancora di più di quello che già sta facendo. Cioè, tu lo faresti entrare a partita in corso oppure no, prima? Dipende anche dall'avversario, dalle partite, dalle circostanze. Magari all'inizio campionato ha sofferto, me lo ricordo in certe partite dove i secondi tempi spariva completamente. Magari ecco una gestione diversa. Ma è parlare con lui a dirgli questo, perché non è facile. Io sono stato vecchio anch'io, ho giocato un po' a calcio, sono stato vecchio anch'io. Quando ti cominciano a dire così ti preoccupi, Dicevo, ma secondo me è meglio che, sai, una sì, due no, due sì, una no. Il giocatore, guarda, se no smetti, giocare, se no smetti. Uno vuole giocare dal primo al 95esimo e Nello è uno di questi, E guarda, questo è importante. Sì, sì, no, perché ma... se cominci un po' a dire ma forse è vero, meglio che fa, vuol dire che piano ti stai arrivando. Nello sta facendo delle cose incredibili, che gli vuoi dire. È un'altra categoria. Era solo una riflessione. Bisogna anche dire che se alla fine anche Ibrahimovic può tornare venire in Serie A, ma ci sta, perché ieri il ritmo di una gara, come dico, Parma-Milano, potrei dire altre gare, cioè è di una lentezza la Serie A, sì. Cioè figuriamoci, sì, la è Serie, vero, è vero. Figuriamoci la Serie C, voglio dire, no? Cioè il livello... Ma a livello di intensità, Fabio, secondo me è molto più difficile giocare come intensità, sì, non qualità tecniche, molto più difficile giocare nelle categorie sotto in Serie C che in Serie A. Perché Serie A è molto più lenta, c'è più qualità tecnica, c'è più... Invece in C molte volte anche l'andare a pressare è fatto male, perché tu sai che quello c'ha qualità diverse, tecniche, sai che sullo stop gliela puoi portare via, quindi a livello di intensità è molto più difficile giocare nelle categorie sotto che in quelle, sì, in Serie A. A me, per dire, il Novara in primo tempo non mi piacque perché erano messi bene in campo, pressavano altissimi, non ti davano tempo di ragionare. È proprio quello che diceva lui, a volte questo ti mette. Io credo comunque che gli episodi, visto che Larezza è stato penalizzato in alcune partite per Golettese e altri erano andati in un altro verso, diciamo che qualche settimana, perché secondo me, secondo mia personale opinione, il rigore che il primo rigore su Caso non c'era, e perché io l'ho visto, sì, contro il Novara, dici. Probabilmente lì è stato più ingenuo, sì, il difensore, però a caso era già generoso. Non te lo danno tutti, quindi anche lì l'episodio ha svoltato bene, sì. Quindi chiaramente anche a quella gara è stato dato un significato, poi è arrivato il secondo rigore, quindi vittoria anche con due gol di scarto, quindi anche gli episodi ora stanno girando. Forse il secondo era, però secondo canetto, però quello che ha rientrato la partita è stato sì, vero. Comunque oggettivamente c'è da dire che l'Arezzo dalla partita di Pontedera, anche se l'hai persa in quelle circostanze, sì, poi però dalla partita di Pontedera a oggi la squadra comunque ha trovato, certo, una certa sua identità anche, esatto, sì. Cosa che all'inizio del campionato non c'era, no. Beh, anche perché c'era un po' di cambiamenti continui, sì, 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 sentiamo Tassi che sta facendo davvero un ottimo campionato. Alla fine era molto complicato perché comunque lo erano schiacciati in 6-7, noi come voleva il mister cercavamo sempre di allargare il gioco, siamo mancati un po' nell'ultimo passaggio, magari nel cross, magari nel muoverci un po' di più tutti quanti, però la squadra comunque è partita ancora bene come le ultime settimane, l'approccio è stato giusto, poi sono stati un po' di problemi, il gioco fermo così, ci siamo fatti trovare un po' impreparati, però abbiamo già pensato domenica. Purtroppo un altro gol che è arrivato su una palla inattiva è un qualcosa questo che adesso si sta portando dietro da un po' di tempo, oltre ovviamente al lato positivo come la crescita e l'approccio. Sì, purtroppo non è un caso, nel senso che non è solo colpa dei difensori, è colpa a partire da noi, magari non farli crossare, essere più aggressivi. Poi sicuramente ci vuole più attenzione perché è un peccato, comunque probabilmente sono due punti persi, però ripeto, guardiamo il lato positivo, è un punto sempre in trasferta, adesso cerchiamo di vincere domenica. Senti, com'è andata oggi senza Foglia lì nel mezzo, con picchi a livello personale e non solo di squadra, cosa è cambiato per l'Arezzo? No, Alberto è un bel giocatore, era fuori da tanto, quindi per me ha fatto bene, come abbiamo fatto bene tutti. Fabio è un giocatore fondamentale, ci tornerà a dare una mano subito. Domanda a livello personale su di te, in estate si parlava di Tassi che poteva lasciare l'Arezzo, alla fine nelle ultime partite sei diventato un punto fermo di questa squadra.
Quanto sei cresciuto e soprattutto che cosa ti aspetti da questa stagione? Ma lavoro settimana in settimana per farmi trovare la domenica diciamo al 100%. Sono affezionato a questo gruppo anche l'anno scorso, se magari la seconda parte praticamente non avevo più visto il campo, però sono sempre stato bene qua e adesso sono felice di giocare, di allenarmi con questi compagni, quindi cerco di farmi trovare sempre pronto. Questo è un giocatore, Tassi, che si è detto non era proprio il suo ruolo, neanche questo qua, però sì, diciamo anche quella bella galoppata che fa dopo pochi secondi. Tassi era considerato il Baggio ai tempi dell'Inter, era considerato il nuovo Baggio, quindi qualità tecniche le ha. E quest'anno si sta anche adattando a un ruolo che oggettivamente, cioè più che ruolo forse è il modo di giocare che non è congeniale a lui, con due di centrocampo. Ma i due mediani, ho sempre detto, giocando così i due mediani sono quelli che... Esatto, che devono... Perché... Poi si dice anche la difesa, ma se il centrocampo non ti dà le adeguate coperture, probabilmente anche la difesa va più... Giocando così determinano i due mediani, soprattutto la fase difensiva. Perfetto, esattamente, anche io la penso così. Perché probabilmente Tassi giocando davanti alla difesa con due mezzale vicino probabilmente sarebbe il suo sì, coso congeniale. Perché giocare a due, giocare a tre metà campo cambia tutto. Dal giorno e la notte. Perché a due non hai copertura di nessuno dietro, a tre la mezzala può anche inserirsi perché c'è la copertura. Perché anche hanno, se andiamo a vedere, errori individuali sono stati fatti. Mi ricordo Carlo con la Carrarese, Pinto. No, poi tante rimonte. Pinto nel rigore contro il Pisa. Certo. Però avevi un centrocampo che magari ti dava altre coperture, quindi magari giocavano a tre. Andavi meno in difficoltà. È vero. Ricordiamoci delle rimonte, quante ne abbiamo parlato, su tutte. No? Esatto. Allora, l'ultima battuta su queste ultime tre partite, la gara con il Gozzano che è stata anticipata domenica alle 3, poi c'è due trasferte, Renate che è una delle squadre di rivelazione di questo campionato, anche una bella cosa, è un bravo allenatore che la sa mettere in campo, e poi Lecco che sta recuperando, sta facendo punti pesanti dietro, quindi apparentemente può sembrare un finale facile, ma Agostino? Ma partite facili non esistono, veramente, purtroppo, queste le partite che pensi che siano difficili, a volte ci metti quel qualcosina in più, per esempio per me la partita più difficile è quella di domenica. Col Gozzano? Sì, perché sono quelle partite che uno va allo stadio pensando che invece le partite vanno vinte sul campo. Magari non la sblocchi subito. Ti innervosisci. Vengono da una sconfitta, quindi magari avranno anche... L'Arezzo ha perso a Piancastagnaio con la Pianese, quindi sono quelle partite che sono molto più difficili da... Ma soprattutto per l'ambiente, perché io penso che Di Donato sa, essendo un bravo allenatore e uno che ha giocato a calcio, che sono quelle partite che hai tutto da perdere e nulla da guadagnare. Esatto. Questo è importante. Grazie ad Andrea Ricci, ricordiamo blog Amaranto. Blog Amaranto, grazie a te. E tra l'altro le avevamo anche viste, sono anche molto carine quelle interviste a fine partita che vengono fatte all'uscita dallo stadio. Cerchiamo sempre di aggiungere qualche contenuto nuovo e diverso. È una bella esperienza. Grazie al mister che ritroveremo prestissimo. Buona serata. Buona serata. Grazie a te, grazie buona mille. Serata.